Qui con mister Igor Bosio della giovanile centrale di Calcia 5, a margine di una vittoria molto importante per voi contro il Savigliano. Parliamo poi anche del 2023 della squadra. Prima però di questa partita ti chiedo che match è stato, ti aspettavi una gara così intensa? Sì, sapevamo, abbiamo preparato una gara combattuta, sapevamo che loro sono un'ottima squadra, hanno rinforzato con ottimi elementi, sapevamo che la partita doveva essere intensa. I ragazzi hanno dato il cuore e l'anima, come sempre, e sopperiscono a qualunque difficoltà e in qualunque caso. Noi abbiamo lavorato tanto in settimana cercando proprio di aumentare l'intensità. Sapevamo che loro sono forti, erano secondi in classifica, abbiamo combattuto fino all'altra settimana al primo posto e oggi abbiamo giocato una bella partita anche loro, ma siamo stati, tra virgolette, abbiamo messo dentro i palloni che volevamo fare. Tra l'altro adesso siete a più 5, fino al 19 gennaio c'è un bel pezzo di stop e ti chiedo come adesso bisogna mantenere la linea di questo centallo, soprattutto la grinta che c'è adesso che spinge i ragazzi poi a... Allora, adesso staccheremo, andiamo a lavorare un po' più leggero fino alla fine di dicembre, poi inizieremo di nuovo a pensare partita per partita. Alleniamo sempre l'alta intensità, alleniamo sempre partita per partita, passo dopo passo, non pensiamo mai a un traguardo, pensiamo sempre ai tre punti e cercare di portare più gioco possibile, sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di evolutivo. Ci stiamo provando, abbiamo iniziato un cammino l'altro anno, stiamo ancora costruendo. Ci andrà tempo, ma stiamo costruendo. I numeri per adesso ci dicono bene, nel senso abbiamo lavorato bene fino adesso. Assolutamente sì, e proprio a proposito del lavoro che avete fatto durante il 2023, di fatto chiudete l'anno, chiudete questa prima parte di stagione, avete fatto una seconda parte dello scorso anno davvero, davvero intensa. Ti chiedo un prospetto per il 2024 e un resoconto invece su questo 2023, se sei soddisfatto in linea generale dei tuoi. Il 2023 sono soddisfattissimo, perché se non avessimo, tra virgolette, perso la prima partita col Cus e Tavolino, adesso saremmo 0 sconfitte, quindi avremo 8 punti, però non penso a quello. Penso più alla fortuna che ho di avere un gruppo di ragazzi che veramente dà anima e cuore, anche chi entra solo 2 minuti non si tira mai indietro nella battaglia, allenamento da tutto. È il ragionamento giusto che piace a me, mai mollare niente, sempre lavorare fuori. Quindi il 2023, più che fare i complimenti ai ragazzi, non si può fare, perché veramente hanno dato il massimo, stanno ancora dando il massimo. 2024 mi aspetto di combattere ogni partita, di lottare su ogni pallone. So che sarà un 2024, secondo me, diverso, perché adesso da primi non dobbiamo montarci la testa, anzi dobbiamo lavorare come se fossimo, tra virgolette, ancora in corsa, quindi siamo ancora in corsa, perché ci sono tante squadre, Servi, Basta, Savigliano stesso, che fino alla fine non molleranno, quindi noi dobbiamo farci sempre tenere pronti e continuare a camminare deciso. Assolutamente sì, mister, ti chiedo solamente più una cosa. C'è una partita che ricordi con più piacere di questo 2023, a partire magari dalle trasferte in Lombardia, in Liguria per i playoff della scorsa stagione, oppure proprio già di questa parte di stagione? Allora, secondo me partite dove abbiamo fatto bene, male, secondo me quando porti a casa la vittoria è sempre, tutte le partite sono state belle per me, perché comunque sono state intense, perché i ragazzi hanno sempre risposto bene, abbiamo sempre lavorato forte. Tolto l'ultima sconfitta dei playoff l'altro anno, noi in casa, senza la partita di Coppa del Brano, abbiamo mai perso. Quindi, ripeto, è un cammino, un processo iniziato, e reputo che tutte le partite per noi siano state belle, perché poi gli errori li corrigiamo in settimana, abbiamo video, facciamo lavori su quello, quindi è un processo evolutivo, no? Quindi mi aspetto sempre che i ragazzi facciano un gradino in più tutte le volte per portare sempre meglio la partita. Grazie mille, mister. Grazie a te.